Oh ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video che per me è particolarmente importante. Mi tocca particolarmente questo video perché è il numero 100 e il sottoscritto per caso poteva esimersi nel portare un argomento come per esempio Baldur's Gate, uno degli argomenti che ha lanciato questo canale, per coronare questo nuovo video? Ovvio che no, soprattutto se di mezzo c'è la nuova e recente patch 6 che è stata lanciata, che è stata rilasciata per Baldur's Gate 3. Vi invito, come sempre, a mettere un mi piace al video, se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e attivare anche la campanella. Ma adesso andiamo alla notizia in questione. Eccoci dunque per parlare della notizia relativa alla patch numero 6 di Baldur's Gate 3, rilasciata 3 giorni fa al momento di questo video. Dopo un piccolo ritardo inizialmente prevista per San Valentino, sembra appunto che la patch sia focalizzata su molte scene romantiche, ma credo che ci sia un cambiamento più significativo che riguarda l'interfaccia utente e miglioramenti alla qualità della vita. Oltre a tutto ciò che coprirò in questo video, ci sono state numerose correzioni e modifiche ai singoli dettagli, quindi metterò il link alle note della patch qui sotto perché è davvero un aggiornamento massiccio questo. Però adesso concentriamoci sulle cose più importanti e affrontiamo prima le ovvietà. Hanno migliorato molte animazioni dei baci per tutte le scene romantiche, rendendole apparentemente casuali con diverse opzioni da scegliere per diversi personaggi, prestando particolare attenzione a chi è più alto o più basso, come nani o gnomi. La parte romantica però non si ferma qui. Hanno migliorato la fluidità delle cinematiche alla fine, verso la conclusione del gioco, e se avete sviluppato una romance, vi aspetta una scena in cui avrete l'opportunità di decidere il vostro futuro e come sarà. Senza spoiler, hanno introdotto un'opzione per Laziel alla fine della sua storia, consentendovi di darle una mano con la sua impresa dopo la trama principale. Inoltre hanno aggiunto molte animazioni che riguardano l'ozio a tutti i personaggi nel campo, rendendolo più vivace con azioni occasionali come intagliare o fare manutenzione alle armi. Non è un cambiamento di chissà quale importanza, però aggiunge quel tocco di vita al gioco, quindi ho pensato valesse la pena menzionarlo. In primo luogo, ora potrete congedare un compagno attuale parlando al nuovo compagno che desiderate aggiungere al vostro gruppo, un cambiamento che realmente desideravo vedere e che finalmente è arrivato. Sono contento di vedere che continuano ad aggiungere questo tipo di funzionalità. Potete anche cambiare la difficoltà a personalizzata da qualunque livello tu stia giocando, ad eccezione ovviamente della modalità onore, che è ancora bloccata. Se siete sulla difficoltà storia, normale o tattica, potete cambiarla e personalizzarla quando volete. Hanno portato anche modifiche al funzionamento delle provviste da campo, introducendo i postumi post-sbornia, se vi riposate usando soltanto l'alcol, con un tocco umoristico che accompagna questo obiettivo specifico. Ed effettivamente mi ricordo che ci fu un achievement proprio effettuando questo tipo di scelta. Le innovazioni relative alle provviste da campo non si limitano a quanto già menzionato. Il menu delle provviste da campo, che elenca tutte le risorse disponibili per il cibo e le bevande durante il periodo del riposo, è stato ulteriormente migliorato. Ora eseguirà ricerche accurate negli inventari degli altri personaggi, nelle casse delle provviste da campo e così via, per riflettere in modo più preciso ciò che è effettivamente presente nel vostro inventario e che può essere utilizzato. Parlando del menu dell'inventario da campo, ora è possibile utilizzarlo anche per accedere all'inventario di tutte le casse e di altri oggetti presenti nel campo, non limitandosi più agli inventari dei soli compagni, ed è un'iniziativa già eccellente che è stata resa ancora più efficiente. E potrei aggiungere anche e vai! Ma credetemi, non siamo ancora alla fine. La finestra di scambio ha subito un completo rinnovamento dell'interfaccia utente. Anziché dover cliccare attraverso gli inventari individuali dei personaggi, ora viene mostrato l'inventario dell'intero gruppo, semplificando gli scambi. Specialmente in situazioni di scambio di massa, ora indica anche quale personaggio è attivamente coinvolto con il mercante, mostrandovi la loro persuasione e come influenzano sconti o contrattazioni a vostra discrezione. In generale, ora è più facile interfacciarsi con la finestra di scambio. Un'altra fantastica funzionalità di qualità della vita è il ridimensionamento del testo per gli oggetti leggibili come i libri, che ora può essere regolato nel menu. Un dettaglio sempre gradito, specialmente su schermi più piccoli come per esempio lo Steam Deck. Hanno reso ancora più semplice reclutare Minthara, rispondendo alle richieste dei fan, tra parentesi. Ora potete reclutarla stordendola e salvandola dal suo triste destino, ampliando anche i modi per farlo, rendendola teoricamente più accessibile.
Parlando di approcci più furtivi, se scegliete un'opzione come stordire qualcuno, ora potete utilizzare un nascondiglio di gruppo per coprire i vostri seguaci e le cose che vedete. Prima, attivando il pulsante di occultamento di gruppo, i vostri seguaci non si sarebbero mai nascosti o mai sarebbero entrati in modalità stealth. Ora, premendo quel pulsante, metterete tutti i vostri seguaci e anche i membri del gruppo nella modalità stealth, semplificando alcune sezioni, come passare furtivamente davanti a qualcuno durante una fuga del carcere. Passando alla modalità onore, hanno apportato modifiche anche alle azioni leggendarie di alcuni boss, aggiungendone di nuove. Ad esempio lo Shambling Mound ora è un vero e proprio boss in modalità onore. Hanno anche modificato le azioni leggendarie del Dryder e di Ruxling nel campo dei Goblin. Considerando anche la possibilità di personalizzare la difficoltà, ritengo che questo aggiornamento sia davvero eccezionale. Bravi Larian, davvero. Ciò senza menzionare le innumerevoli correzioni di bug, le modifiche all'epilogo, gli aggiornamenti a livelli individuali, la risoluzione dei problemi di mappa, le interazioni più fluide con i PNG e il raffinato bilanciamento dei combattimenti in tutto il gioco. In breve, questa patch si presenta come un intervento estremamente sostanziale, portando cambiamenti significativi non solo al gameplay, ma anche alle correzioni che speriamo non dovrete mai sperimentare. Nutro un sincero entusiasmo nel vedere che Larian Studios prosegue nel perfezionamento di un'esperienza di gioco già di per sé perfetta e straordinaria, grazie alla loro continua apertura al feedback della community e alla risoluzione attenta dei problemi reali. Che dire, ragazzi, siamo di fronte all'ennesima prova che Larian Studios ci tiene enormemente, non solo al gioco stesso, ma alla community, alla soddisfazione del giocatore. E quindi veramente un grande applauso per Larian Studios per l'impegno e la dedizione. L'unico mio rammarico è non essere riuscito a portare su questo canale le precedenti patch, la 4 e la 5, che letteralmente ho zompato a pie pari. Però vabbè, avrò modo di recuperare in futuro, perché sicuramente ci saranno altre novità in futuro su Baldur's Gate, magari un po' più sporadiche, però sicuramente ci saranno. E con questo è tutto, ragazzi, io vi ringrazio per la visione come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!